Si raccoglie, non è rimasto scioccato, spero non rimarrete scioccati nemmeno voi. Io sono ricercatore, quindi sono il livello più basso della gerarchia universitaria. Sono ricercatore di geografia economico-politica e lavoro da 10 anni presso quella che è ormai la ex facoltà di economia, che era la terza facoltà di economia dell'Università di Bologna, che è sul polo di Rimini e quindi è il polo dove si fanno i corsi di laurea in economia del turismo, sia la triennale che la specialistica. Di formazione ho fatto liceo classico, poi ho fatto economia con discipline aziendali e poi mi sono dedicata alla geografia economica, quindi ho fatto cose molto diverse fra loro e non sarei in grado di definire qual è il mio background, okay? Quindi sono abbastanza, sufficientemente interdisciplinare. Ho un dottorato di ricerca in geografia economica e mi sono occupata ormai da molti anni di progetti di sviluppo turistico, in particolare nei paesi in via di sviluppo. Questa cosa mi ha portato a viaggiare parecchio, a lavorare per le organizzazioni internazionali, per l'UNESCO, per Banca Mondiale, quindi mi sono girata un po' il mondo lavorando ed è il lavoro più bello del mondo, a mio parere. Due cose così su quello che cercherò di fare oggi con voi. E come sarà strutturata la lezione. Allora, tendenzialmente sono allergica alle lezioni frontali e il mio obiettivo è quello di far lavorare il più possibile chi sta seduto in platea, per varie ragioni. La prima è che partecipando si ricorda di più, perché io posso stare qui a parlare per 4 ore, poi voi dopo un quarto d'ora non ci siete già più. Nel senso che avete di meglio da fare, no? Che stare qui ad ascoltare qualcuno che vi racconta una cosa. E invece se la sperimentate voi in prima persona, vi rimane un pochino di più. Quindi l'obiettivo della prima parte di questa lezione è quello di riuscire a costruire un codice di comunicazione comune, perché quello che io chiamo in un certo modo non è detto che abbia per voi lo stesso significato che ha per me. E quindi cercheremo di dare alcune definizioni, di trovare una definizione comune, ad esempio di cultura, di che cosa significa turismo, perché per me significa qualcosa e per voi qualcos'altro, che cosa significa sviluppo, che cosa significa territorio. Perché queste sono le parole chiave che ci consentono di passare poi alla pianificazione e progettazione. Perché dobbiamo sapere che cosa abbiamo in mano per poterci inventare qualche cosa di nuovo. E invece nella seconda parte il mio obiettivo è quello di fornirvi degli strumenti. E vi farò vedere, anche perché saremo molto probabilmente brasati dopo 4 ore la mattina, nel pomeriggio cercheremo di fare una cosa un pochino più divertente e vi mostrerò uno strumento di democrazia partecipativa, cioè uno strumento di supporto alle decisioni nelle fasi di pianificazione dello sviluppo turistico delle destinazioni che viene utilizzato soprattutto in comunità di dimensioni non esageratamente grandi per capire quali sono le priorità di intervento e gli elementi, poi adesso mi vengono delle parole in inglese, poi mi sbacchetterete, comunque, gli elementi di warning, cioè le cose a cui stare attenti, che sulle quali la comunità potrebbe avere delle reazioni, come dire, incontrollate e negative nei confronti dei visitatori esterni, ok? Perché il turismo non è solo la panacea di tutti i mali, come di solito siamo ormai abituati a pensare, o perlomeno nella mia esperienza con le pubbliche amministrazioni, qualsiasi sindaco uno incontri ha un grande progetto, voglio sviluppare il turismo. Qual è il suo obiettivo? Aumentare i flussi turistici. Bene, ma i suoi cittadini sono d'accordo? Prima domanda. Seconda domanda, ci sono le strutture? Terza domanda, quali sono gli impatti possibilmente negativi dei flussi turistici? Quarta domanda, quale turismo volete? Ok? Quindi cercherò di essere un pochino interlocutoria con voi e
per cercare di ottenere, come dire, da voi più informazioni possibile che voi siate in grado poi di riutilizzare successivamente. Se dico cose che non capite, interrompetemi. Ogni tanto parlo un po' male, non vi scandalizzate. Buongiorno. Nel senso che ogni tanto, quando mi spazientisco, poi posso non avere un linguaggio totalmente forbito. Non vi spaventate, eh? Istruzioni per l'uso della Mariotti. E siete liberi di intervenire, interrompere e quant'altro. Allora, siccome abbiamo 8 ore di tempo da passare assieme, i primi a lavorare sarete voi. Anche perché lavorare stanca, no? Allora, quello che vi distribuisco ora è un questionario. Vi do, ed è lo stesso che è proiettato lì. Se a qualcun altro serve una penna, è vero che ormai abbiamo tutti quanti il tablet, ma... A posto. Ok. Decreteremo il fallimento dei produttori di penne. Allora, giusto per darvi un pochettino un'idea di qual è il mio approccio, io non mi occupo di industria turistica, ok? Io mi occupo di turismo sostenibile e i progetti di sviluppo turistico su cui ho lavorato sono sempre progetti di sviluppo turistico sostenibile, sociale, responsabile, etico, poi magari dopo vediamo tutte queste definizioni che cosa significano, eh? Perché c'è anche molta confusione anche solo sulla definizione, ad esempio, di una cosa che va molto di moda, che è l'ecoturismo, poi in realtà ci sono 10.000 dichiarazioni su che cosa è l'ecoturismo, ognuno la prende come vuole, però il succo poi, è un altro, vi farò magari qualche esempio. Quindi il mio approccio di fondo è quello di Luigi Pintor. Non deve esserci crescita, deve esserci sviluppo, che è una cosa diversa. Allora, dateci un'occhiata, vi lascio 5 minuti per dare un'occhiata al questionario. Dopodiché lo guarderemo assieme. Allora, cosa succede di solito alla prima domanda? Tutti si attaccano all'iPhone, al tablet di turno a cercare l'informazione, ok? Va bene, ma domanda subdola. Sarebbe in grado di rispondere sul suo luogo di residenza? Non su tutte le cose, no. Ok. Allora, l'obiettivo non è quello di cogliervi in castagna. No. Non me ne importa nulla. Nel senso che se voi faceste a me la stessa domanda, nemmeno io saprei rispondere, d'accordo? Cioè, le informazioni di geografia descrittiva ce le andiamo a guardare sull'Atlante. Ma l'obiettivo vero di questa domanda è farvi cambiare il focus. Ok, allora, di solito che cosa si fa? Si sbaglia quando abbiamo come... decidiamo che vogliamo fare un progetto di sviluppo turistico, d'accordo? Bene, qual è il focus che si ha di solito, o perlomeno è la mia esperienza quando parlo con gli enti pubblici, ma anche con gli operatori privati?
Qual è il centro della loro attenzione? Secondo voi? Vogliamo fare un progetto di sviluppo turistico. Qual è il mio obiettivo? Aumentare i flussi turistici. Il focus su che cos'è? Sulla quantità di persone, che sono persone esterne alla comunità. Ok? Invece, facendovi questa domanda, vi ha obbligato a pensare a qualche cosa che non è chi viene da fuori, ma è quello che ho. Ok? Quindi, queste domande sono domande provocatorie, nel senso, non provocatorie, ma per provocare una vostra reazione e un cambiamento di attenzione rispetto a quali sono gli elementi fondamentali nel processo di costruzione di un progetto di sviluppo turistico. Quindi non partiamo da fuori, partiamo da dentro. E perché popolazione e densità della popolazione, secondo voi? Perché vi ho fatto queste due domande? Adesso tu spieghi a loro che cos'è la capacità di carico, perché... Ah, ecco! Perché vi chiedo la popolazione totale e qual è la densità della popolazione? Perché secondo voi è importante cambiare il focus e ricentrare su chi abita? Certo. Nel momento in cui uno si appresta a progettare, deve avere molto chiara l'idea sia del soggetto sia chi lo deve trasferire, quindi secondo me sono basilari le prime conoscenze che siamo. La conoscenza del contesto, esattamente. Esattamente. Quelle sono delle informazioni basilari, ok? Quando facciamo un'analisi del contesto territoriale, quindi vogliamo sapere, torniamo alle scuole elementari, quello che non si fa più perché la geografia è stata cancellata, da una delle tante riforme, non serve, perché diceva la Gelmini che c'è il tom tom, quindi non abbiamo bisogno della geografia. Sì, sì, sì. Ma in realtà la geografia che cosa serve? Serve a capire in che modo si sviluppano le relazioni fra le popolazioni che abitano un determinato luogo e quel territorio. Discutevamo ieri sera a cena con Giuseppe di una cosa molto particolare. Sapete ad esempio perché l'Emilia-Romagna è tradizionalmente la terra delle cooperative? Per quale ragione le cooperative sono così forti in Emilia-Romagna? Io credo perché l'Emilia-Romagna è una delle prime regioni ad aver fatto a livello di progetti sia per quanto riguarda il sociale sia per quanto riguarda... Quindi è chiaro che in un contesto abbastanza avanzato, in questo senso c'è bisogno delle cooperative. Allora le faccio un'altra domanda. C'è bisogno di avvicinare tutti in... Perché? C'è un fattore in particolare che è un fattore legato alla morfologia del territorio. È una regione pianeggiante. Cosa c'è in questa regione pianeggiante? C'è un fiume. Che caratteristiche ha il Po? Fino a qualche anno fa... Prego? Era navigabile, adesso forse se fanno l'idrovia padana nel 2050 i nostri figli, nipoti, pronipoti vedranno di nuovo il Po navigabile. Cosa succede periodicamente con il Po? La pianura è una pianura alluvionale e quindi ci sono delle inondazioni. Esatto. Che cosa significa vivere lungo le rive di un fiume che periodicamente esonda per le popolazioni? Significa che le gore e
tutti gli argini devono essere mantenuti liberi. E se la popolazione che ha a monte non lo fa, la popolazione che ha a valle si ritrova con l'acqua alla gola. Cosa significa questo? Che da centinaia di anni si è consolidata l'abitudine a cooperare fra popolazioni di località diverse lungo la riva del Po. E questo che cosa ha scatenato? Una capacità di organizzazione del lavoro e una capacità di visione dei beni collettivi. Quindi che cosa abbiamo scoperto? Che di fatto la morfologia e il territorio condizionano le modalità con cui le società sono capaci di interagire. Ed è da lì, è sopra questo substrato socioculturale che sono nate le cooperative, che sono nate le capacità organizzative e amministrative, ed è anche perché c'era una pianura, che era l'unica pianura fertile e che ti consentiva di alimentare l'economia cittadina. A Bologna nel 1500 c'era la prima industria, oltre 200 produttori di seta. Ok? Quindi la mia domanda sulla superficie in realtà è molto superficiale, scusate il gioco di parole, perché bisognerebbe andare molto più a fondo. Ma l'obiettivo è proprio quello di farvi riflettere su qual è il centro della nostra attenzione. Noi vogliamo sviluppare il turismo, vogliamo essere capaci di accogliere qualcuno che viene da fuori, ma prima... Esatto. Che possa accogliere, no? Le persone che vengono da fuori, quindi un certo flusso di persone, fare il cosiddetto studio d'ambiente. Esatto. Vi faccio un altro esempio, un'altra gag. Allora, vi è mai capitato di avere sete ed essere magari in Liguria? Se voi andate in Liguria, allora, premessa personale. Io abito in Liguria, non sono ligure, io vengo da Bolzano, ok? Ho vissuto in Emilia-Romagna, ho vissuto in Liguria, adesso vivo fra le due. La mia famiglia sta a Genova e il mio lavoro è invece a Rimini. Sorvolo sulla questione dell'accessibilità, ci arriveremo dopo, però l'esperienza diretta, chi di voi è stato in Liguria? Nessuno? Ok. Se voi andate in Liguria e bussate alla porta di qualcuno e gli chiedete un bicchiere d'acqua, ti fa pagare anche l'aria che respiri, ok? Se tu vai, allora vi faccio questo esempio perché è uno stereotipo, ovviamente prendetelo così, se tu vai in Emilia-Romagna e chiedi un bicchiere d'acqua, ti danno un bicchiere di vino. Perché? È l'accoglienza, è la capacità di accoglienza. E perché secondo voi? La Liguria era una regione poverissima. Se avete mai provato a coltivare gli ulivi e la vigna sui terrazzi dell'Appennino Ligure? È una fatica improba, ok? Il terrazzamento è poverissima, vivevano di cicorie, ok? La Liguria era, dal punto di vista agricolo, una regione di montanari ed è inutile. La morfologia del terreno influenza anche i caratteri generali di una popolazione. È vero che erano commercianti, che viaggiatori, ma erano molto attenti, no, alla roba. Erano dei grandi commercianti, sono stati i primi banchieri, sono quelli che hanno inventato la tela di jeans, sono andati in giro per tutto il mondo, il dialetto genovese era la lingua franca di tutto il Mediterraneo, era una delle grandi repubbliche marinare, no? Sono stati dei grandi viaggiatori, ma sono sempre stati estremamente conservatori. Perché questo? Perché vivono in una regione che è fatta di montagne scabrosissime, l'Appennino è molto peggio rispetto alle Dolomiti dal punto di vista morfologico, difficilissime da coltivare,
dove davvero un pezzettino di terra te lo sudi. Invece dall'altro lato, in Romagna che cos'hai? Hai di fatto una terra piatta che rende molto più facili le relazioni interpersonali e dove erano molto poveri anche lì, soprattutto alla fine degli anni 50, e dove sono stati in grado di convertire. E parliamoci chiaro, la Liguria è magnifica dal punto di vista paesaggistico, quindi le risorse paesaggistiche sono incredibili. In Romagna non c'è mica niente, proprio brutta quella parte lì. Poi nessuno conosce l'entroterra, ma questa è un'altra questione. Ma non c'è nulla. Quindi o si inventavano qualcosa, e l'unica cosa che potevano inventarsi era l'ospitalità. E faccio un ulteriore passo, quindi dobbiamo conoscere quello che abbiamo, ma soprattutto dobbiamo conoscere noi stessi. E dobbiamo stare bene a casa nostra per essere capaci di far star bene qualcun altro. Se noi non stiamo bene a casa nostra, manco gli altri staranno bene. Questa è un po' la filosofia di fondo. Ok, allora, provate a riflettere. Proviamo con la prima parola. Cosa significa? Prego. Sì, esatto. Esattamente. Proviamo a definire il turismo. Cosa significa per voi turismo? Che cos'è il turismo? Io provo a dare una pagliata per voi. No, tu stai zitto e non hai dignità di parola oggi. Spostamento di persone. Poi? In genere il turismo viene visto come una fonte di ricchezza, no? Per chi ovviamente propone determinate cose. Però secondo me, oltre a questo, è un interscambio a livello anche culturale. A mio avviso, questo è questo. Ok. Accoglienza, ricevimento, no? Quello che gli inglesi chiamano welcoming, accoglienza. Poi? Funzione. Di che? Funzione del territorio e fini ludico ricreativi. Allora, facciamo un salto. Cosa significa territorio? Cosa significa territorio per voi? Che cos'è il territorio? Chi è che ha studiato latino? Etimologia di territorio. Terra tutta. Cosa significa tuor? Non ho studiato. Proteggo. Il territorio. Territorio viene da terra tutta. E cos'è che proteggo?
La mia terra. La mia terra, quella che è dentro dei... dei confini. Esatto. Problema. Il turismo, o meglio, il turista, si accorge dei confini? Beh, a poco tempo. Quindi non dipende. Se la fai... dipende. Se la fai da vicino, può conoscere i confini amministrativi del territorio. Sì, ma non se ne accorge. Un turista meno conosce i confini, no? Il turista arriva, sta, deve stare qualche giorno, il turista per notte, se no... Ok. Non gli interessano i confini in realtà, quindi non si parla. Allora, tecnicamente... non c'è un'unica definizione di turismo. Nemmeno in accademia esiste un accordo su che cosa è il turismo. Esistono diverse definizioni a seconda della disciplina che si approccia al turismo. Dal punto di vista degli standard internazionali, le statistiche, giusto per capirci, le statistiche definiscono il turista come colui che soggiorna per più di 24 ore, esatto, almeno un pernottamento, fuori dal proprio luogo abituale, dalla propria abitazione. Altrimenti, se non soggiorna, si chiama in un modo diverso e si chiama escursionista. Allora, questa è dal punto di vista statistico. Poi, se uno chiede a uno storico del turismo che cos'è il turista o che cos'è il turismo, o lo chiede a un geografo o a un antropologo, ci si rende conto che non si riesce mai a dare una definizione diretta di che cos'è il turismo, ma che si definisce il turismo sulla base delle pratiche di chi lo attua. Delle pratiche e dai processi di delocalizzazione. Cioè, il turismo comporta sempre un processo di distacco dalle proprie abitudini quotidiane per fare qualcosa di altro, di diverso, per fare quello che gli inglesi chiamano leisure activities, cioè delle attività ricreative, per ricreare lo spirito, se stesso. Facciamo leisure anche quando andiamo a farci una corsetta o anche quando decidiamo che ci prendiamo mezza giornata e ci sparapanziamo in spiaggia, ma non stiamo facendo turismo, ok? Quindi, spostamento di persone, fonte di ricchezza, questo è sicuramente vero. E questo è in realtà il vero problema. Allora, sembrerà strano, ma io insegno geografia del turismo e passo l'80% delle mie lezioni a dire quello che il turismo provoca come impatti negativi, no? Sono molto costruttiva. Perché questo? Perché so che invece l'80% di quello che fanno i miei colleghi a lezione è dire quanto il turismo è bello e buono e portatore di ricchezza. Quindi c'è una compensazione. Voi oggi non avrete nessuna compensazione, avete solo gli impatti negativi. No, sto scherzando. Allora, la vera questione è proprio legata alla capacità della pratica turistica e dei flussi turistici di creare un moltiplicatore di ricchezza. E soprattutto crea un moltiplicatore di ricchezza senza bisogno di interventi e investimenti ingenti sul settore. O perlomeno,
Il moltiplicatore di ricchezza, se noi guardiamo, è legato soprattutto all'ingresso di valute pregiate. Ok? Quindi, quando voi parlate con gli amministratori pubblici, nessun amministratore pubblico in sala, quando voi parlate con gli enti locali, ovunque voi vi troviate, l'obiettivo qual è? È quello di attrarre flussi di valuta pregiata dall'estero. L'obiettivo è: vogliamo incrementare i flussi turistici, meglio se sono flussi turistici internazionali. Okay? Perché? Perché sono quelli che hanno un maggiore impatto dal punto di vista della ricchezza. E secondo impatto è dato dal fatto che si creano posti di lavoro. È facile che si creino posti di lavoro. Allora a quel punto arrivo io e dico sì, ma che tipo di posti di lavoro? Con quale qualità? I B&B, i ristoranti, perché c'è più flusso di gente, quindi la gente va, no? Sperimenta anche il cibo locale, soprattutto anzi il cibo locale, quindi si riempiono tutta l'industria complementare. Sì, tutto il contorno, no? Esatto. Quindi in realtà il turismo è un settore trasversale che fa, che lavora, perché lavora l'industria turistica, ma che fa lavorare anche tutta una serie di settori complementari a fianco. Benissimo. Ma con quale qualità del lavoro? Con quale sicurezza e con quale continuità? E soprattutto, che cosa produce? A che settore appartiene il turismo? Primario, secondario o terziario? Terziario. Servizi alla persona. Ok. Domanda provocatoria. Secondo voi è sostenibile un'economia territoriale, quindi di un determinato ambito territoriale, basata esclusivamente sulla produzione di servizi alle persone? Bene, vi siete già risposti al perché siamo con le pezze al fondo schiena in questo paese, ok? Non solo dal punto di vista dell'industria turistica, ma in generale rispetto alle scelte di investimento. Noi non produciamo più beni, noi produciamo solo servizi. Produciamo servizi in un settore che è il settore turistico, in cui la quota di innovazione è bassissima. Ok? O perlomeno in cui si sta cercando di iniettare modalità e pratiche innovative, ma che si scontrano inevitabilmente con il fatto che siamo un paese vecchio. Non so, lasciatemelo definire così. Vi faccio un esempio. Mi è capitato di recentemente, per un progetto europeo, di andare in Austria. Io sono altoatesina, di madrelingua italiana. In Austria ci sono già andata, è un paese che conosco, però non ero mai stata nella regione di Vienna. In particolare sono andata a visitare Carnuntum. Carnuntum è un sito archeologico di epoca romana. È lungo il Danubio, dove fra il secondo e il terzo secolo dopo Cristo c'era il confine dell'impero romano, la cosiddetta Pannonia. Okay? Era un insediamento militare che fa parte di un sistema di insediamenti del cosiddetto limes romano lungo il Danubio, dove c'era la grande legione, quindi la legio, la fortificazione e la torre di avvistamento. La legio, la fortificazione e la torre di avvistamento. Dalla Inghilterra fino alla Romania. E c'è un grossissimo progetto di iscrizione di tutto il sistema delle fortificazioni romane, del limes romano, sulla lista del patrimonio mondiale dell'umanità. E sono andata a visitare Carnuntum per questo progetto europeo. Carnuntum è un sito archeologico.
del limes romano, quindi delle frontiere dell'impero romano. Noi siamo il centro dell'impero romano, ok? Bene. Io, l'esperienza turistica, e qui vi ho dato l'altra parola e non ve l'ho fatta dire a voi, mannaggia a me. L'esperienza turistica del visitatore di Carnuntum è una roba che noi ce la sogniamo. Che quando sono uscita da lì ho detto spero ci invadano gli austriaci e l'impero austro-ungarico si ricostituisca e ci faccia uscire dal Medioevo. Perché? Allora, Carnuntum che cosa hanno fatto? Hanno investito nell'arco degli ultimi 10 anni una quantità incredibile di denaro, circa 20 milioni di euro, per fare archeologia sperimentale. Che cosa significa questo? Che durante gli scavi archeologici gli archeologi hanno ricostruito con gli strumenti dell'epoca, hanno fatto il forno, hanno cotto i mattoni con il materiale trovato nella cava che è a fianco, eccetera. Hanno ricostruito delle case romane, le terme, hanno fatto i coppi per coprire i tetti, hanno ricostruito le terme con il sistema di riscaldamento a pavimento di epoca romana. Uno entra a visitare queste terme ricostruite, che sono ricostruite dal punto di vista filologico, quindi i ricercatori sono riusciti a capire come potevano essere i muri, quanto larghi, quanto alti, se c'erano delle finestre, se non c'erano, sperimentando un pezzo alla volta. E cosa hanno lasciato lì? Hanno lasciato qualche cosa che non è autentico, ok? Perché non è autentico. Non è nemmeno disneyano, perché è una ricostruzione fedele. Hanno trovato dei pezzetti di affreschi, se li sono ricostruiti e poi li hanno riprodotti così com'erano. Okay, quindi hanno fatto un lavoro scientifico, ma hanno lasciato sul territorio la possibilità per chi visita di sperimentare e capire. Io sono entrata nel calidarium, faceva un caldo boia, okay, e c'era l'acqua calda, e volendo sarebbero utilizzabili quelle terme costruite così. Non so se rendo l'idea. Bene, vi invito ad andare a visitare le terme di Caracalla a Roma. L'esperienza che ne traete è sicuramente di impatto perché Roma è Roma e perché questo paese ha delle cose che non ha, nessun altro paese ha, ma siamo completamente incapaci di fare. Esatto, quando non si ha nulla, come ai confini dell'impero romano. Sì, c'è questo e c'è un aspetto legato in qualche modo anche all'approccio che noi abbiamo, che non è mai un approccio legato all'innovazione, cioè noi abbiamo talmente tanta roba e però questa roba che abbiamo dal punto di vista appunto dei ritrovamenti archeologici, la maggior parte sta negli scantinati, ok? Noi abbiamo delle ricchezze immense. Se solo venisse in mente a qualcuno che possiamo prestare in cambio di denaro ai musei di tutto il mondo la roba che abbiamo negli scantinati, ma altro che legge di stabilità, scusate. No, non è solo quello il problema, è che non possiamo lucrare sui beni pubblici. Esiste una legge che prevede che sia impossibile fare profitto utilizzando i beni pubblici, questo è il vero problema. Però, anyway. Perché vi sto dicendo questo? Perché sostanzialmente il turismo non è una cosa sola, è molte cose diverse. E soprattutto in un'ottica di turismo postmoderno, cioè in un'ottica di evoluzione, noi non ci accontentiamo più di fare la villeggiatura, giusto? Quanti di voi fanno la villeggiatura? Magari voi la fate ancora, ma perché avete il mare a 20 metri. Però la domanda di turismo sta cambiando.
La possibilità di stare un mese al mare, al di là di quelli, come dire, delle popolazioni rivierasche, definiamole così, la possibilità di stare un mese al mare non ce l'ha più nessuno. E se sto un mese al mare, non me ne sto un mese in spiaggia. Lei dice, io lo farei anche subito, anch'io. Però faccio quasi un mese, vabbè, vai, c'è un discorso diverso, penso che per noi è... Per voi magari avete anche la casa di famiglia, esatto. Cioè, no, è una modalità diversa, però se lei dovesse prendere e spostarsi... No, percepisco come bellissimo, cioè non è, per me quello non è villeggiatura, ecco, cioè si lavora di più. No, no, non per quello, ma perché cioè, per me quella è la normalità, fin da piccolina, l'estate ero lì, quella casa al mare, cioè sì, cioè, io poi l'estate vado da altre parti. E fa altre cose. Io faccio la vacanza, ma ci visto cambiare sempre. Non andare automaticamente ogni anno in un altro posto, fare le stesse cose. L'abitudine per me non esiste. Se una dice io stacco di lavorare e devo prendere 10 giorni, 15 giorni. Rimane da qua, il fatto che vai a mare rischia di andare in ufficio, però va bene. Bene, avete definito due cose diverse. Che tipo di pratica turistica fa lei solitamente? Dove va quando va in vacanza? Io la casa al mare a pochi chilometri. Per me è quello, forse perché, come diceva la signora, mi vado da piccola, andare sempre negli stessi posti, sempre le stesse persone, tra virgolette, quindi non si cambia mai. Per me andare anche una settimana fuori, quello sì. E non si proventa mai. No. Ok. Allora. Mangia. Poi arriviamo ad andare un pochino più a fondo anche su altre cose. Passiamo al punto B. Cosa significa cultura? Che cos'è la cultura? Definire la cultura lo facciamo inserendo tutte queste cose. Poi? Questa è la migliore, la più degna espressione dell'arte, delle tradizioni, degli usi, tutte le espressioni più degne dell'uomo in un territorio e quindi ha quello che dà l'identità. Però la più degna, la più alta, intendo. Non può essere cultura anche quella popolare, però adesso diventando anche qualcosa di molto più basso, sta facendo diventare anche cultura. Quindi il più degno deve essere trasmesso, valorizzato e comunicato alla fine. Perché sono l'identità di un territorio e di un popolo. L'uso contemporaneo del passato. Questa è la definizione di patrimonio, Roberto, eh? Conoscenza che l'uso aggiungi. In un certo senso anche storico. È qualcosa sempre in evoluzione, ad esempio se noi abbiamo sicuramente con altre volte tradizioni, anche culture diverse dalle nostre, è qualcosa che si evolve in continuazione. Poi? Cibo.
teatro, musica, tradizione. Ne mancano un paio. Bravo. Bravo. Erano le due che mancavano. Soprattutto l'ultima. Non ci metto pure la politica, se no. Eh? La politica non ce la mettiamo. Allora, quella è subcultura, Roberto. Lasciamo stare. No, mi è capitato di avere una lunga discussione con il console di San Marino in Vietnam, che è un personaggio assolutamente interessante e che sostiene lui che la cultura è religione. Sì. Sì. Perché questo? Perché la religione è un costrutto culturale di fatto, che è quello che influenza in qualche modo tutto il resto. Questo è il suo punto di vista. Non condivido sempre completamente, però che cosa notate fra tutte queste cose che avete indicato? Che molti sono una gente di persone, qualcosa che collettività. Quindi che ci sia un riconoscimento da parte dell'altro, dell'universo a questo punto. C'è un fenomeno di esclusione e di inclusione e questo ci riporta a quello che dicevamo prima sul turismo, che è una forma di incontro dell'altro. Ok? Quindi, altra domanda. Che differenza c'è fra usi e costumi e patrimonio artistico? Io patrimonio artistico lo intendo più come qualcosa di tangibile, di concreto, tangibile, mentre gli usi e costumi sono più qualcosa di tramandato, immateriale, esattamente. Abbiamo così identificato le due caratteristiche, la cultura materiale e invece la valenza degli aspetti immateriali della cultura. E paradossalmente la pratica turistica si innesta spesso molto più su elementi del patrimonio immateriale che non su elementi del patrimonio tangibile. O perlomeno la capacità del turismo di far giocare alla cultura il gioco della produzione di ricchezza si innesta molto spesso più su un set di stereotipi, di immaginario, okay? Che abbiamo dell'altro e della sua cultura che non su aspetti materiali. O meglio, ci sono forme diverse di turismo sulla base della risorsa, tocca usare i termini accademici, della risorsa che si intende valorizzare. Ok. Cosa vuol dire
Allora invece sviluppo. E poi come possiamo fare per mettere assieme tutte queste cose? La cultura, il turismo, il territorio e arrivare ad avere una situazione in cui la comunità locale, e se mi sentissero all'UNESCO che dico comunità locale, mi sparano. Adesso c'è tutto un dibattito sul fatto che non si può più definire comunità locale quella che abita in una determinata area, ma bisogna definirli residenti o abitanti, perché il concetto di comunità locale non è sufficientemente politically correct. Ma è esclusivo. Allora, se io venissi e dovessi trasferirmi, diciamo, a Galatina, farei parte della comunità locale o sarei un abitante? O un residente? O un city user? Tanto per usare dei termini chic. È esattamente per questo che l'UNESCO tende all'interno delle dichiarazioni internazionali a non utilizzare il termine comunità locale, perché è esclusivo di un certo tipo di cultura, di un certo tipo di usanze e di etnie, ok? E tende ad usare invece abitanti di una determinata città. In particolare questa cosa è venuta fuori all'interno della discussione legata ai siti UNESCO. Allora, c'è tutto un dibattito connesso a quali sono i vantaggi per una comunità locale ad avere un sito sulla lista Patrimonio Mondiale dell'Umanità, ad esempio. Voi avete i Trulli, avete Castel del Monte, no? Ok. Chi beneficia di questo patrimonio, che in realtà dovrebbe essere patrimonio di tutta l'umanità? La comunità locale, i residenti, i city users, quelli che vengono dall'esterno, e se noi ci concentriamo sugli impatti dell'iscrizione di un sito solo sulla comunità locale, di fatto escludiamo gli abitanti, che possono non appartenere a quella comunità, ma essere residenti lì. Esattamente. Sviluppo. Siete morti e non ce la fate più? No. Non ci può dire delle domande semplicissime. È una fatica intellettuale. No, poi quando siete a tappo me lo dite e facciamo un po' di pausa. Ma lo chiediamo un'altra mezz'oretta? Sì, cerchiamo di... Sì, cerchiamo di arrivare un po' a consolidare alcune cose. E quando migliorano le condizioni di sicurezza, sicuramente, il miglioramento delle... Mi fa piacere che ci sia sempre qualcuno che dice crescita, perché mi consente, come dire, di farvi vedere come dagli anni 50 non ci siamo proprio più mossi.
ma non è colpa nostra. È perché quello che esce sui giornali, qual è? Ah, siamo in crisi, non c'è più crescita. Viva Dio, non c'è crescita. Guardate qui. Una società che ha per obiettivo la crescita è come un individuo che ha per obiettivo l'obesità. Perché? Perché la crescita, non solo come termine, ma proprio come obiettivo di scelta di politica economica, fatti dai governi, su quali variabili si innesta? Quali sono gli obiettivi della crescita economica? Prodotto interno lordo che deve crescere. Poi? Quelli sono conseguenti, ma delle conseguenze. Gli obiettivi. Tre variabili. Occupazione. Non ricchezza, reddito. Ok, che tipo di variabili sono? Sono delle variabili? Quanti? Quantitative, ok? Però ci possono essere tutte queste variabili quantitative che funzionano e quindi riusciamo a raggiungere i nostri obiettivi di crescita, ma possiamo anche avere crescita senza avere sviluppo. Perché? Per quello che stava dicendo Giuseppe prima. Perché se noi abbiamo come unico orizzonte qualcosa che guarda solo alla quantità, ed è il mio dibattito, si può dire mi scazzo? Lo diciamo in streaming. Ogni volta che mi scazzo con i miei colleghi economisti, lo faccio perché di fatto il mio approccio, un approccio da scienze sociali, quindi quasi esclusivamente legato all'analisi qualitativa, e loro invece, se non gli do dei numeri, mi dicono che io non sono scientificamente corretta. Okay? Peccato che i numeri che loro danno sono dei modelli con al massimo due variabili che si incrociano e la realtà non è fatta da due variabili che si incrociano, ma da molte variabili che si incrociano. Però va bene. Questo di obiettivo di politica economica era l'obiettivo di politica economica promosso all'interno delle Nazioni Unite alla fine della Seconda Guerra Mondiale, negli anni 50. Ma se voi guardate sui media, quello che noi continuiamo a sentire è di nuovo e sempre un'analisi del PIL, un'analisi dell'occupazione e un'analisi del reddito. Cosa significa? Che concettualmente da qui ancora non ci siamo mossi. Dal punto di vista dell'approccio o del dibattito sull'evoluzione invece di questo concetto di sviluppo, non è sbagliato dire che sviluppo è la crescita, semplicemente si rifà ad una concezione degli anni 50. Nel frattempo sono successe una serie di cose. Cosa è successo ad esempio negli anni 70? Esatto. Negli anni 70 cosa succede? Due grandi shock petroliferi e ci si rende conto di che cosa? Esatto. Che ci sono in questo modello delle cosiddette esternalità. Che sono delle esternalità negative. È il periodo in cui un gruppo di saggi, scienziati, eccetera, che si chiama Club di Roma, tra
tra gli anni 60 e 70 elaborano un rapporto che si chiama I limiti dello sviluppo e lanciano appunto l'allarme circa il fatto che le risorse non rinnovabili sono in qualche modo finite, hanno un limite. È il momento in cui alcune delle variabili considerate come esternalità, ovvero l'ambiente in particolare, comincia a entrare all'interno degli obiettivi di politica economica degli stati. E è il periodo dei figli dei fiori, è il periodo in cui nasce il movimento ambientalista, nasce il Partito dei Verdi, no? Comincia un po' di fermento sul tema dell'ambiente. Questo dibattito si trasferisce all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite e in parallelo, assieme ad un altro dibattito, si arriva a definire un altro concetto che è quello di sviluppo umano. Cerco di farvela breve perché a me quello che interessa è arrivare allo sviluppo sostenibile, a cercare di capire come e in che modo possiamo lavorare sul turismo usando la cultura in un'ottica di sostenibilità, ok? Giusto per, la sto prendendo larga, ma l'obiettivo è quello di tornare a parlare di quello di cui stavamo parlando prima. Gruppo dei 77 all'interno dell'Assemblea delle Nazioni Unite, 77 paesi in via di sviluppo cominciano a dire: signori, questi non sono le uniche variabili significative, ce ne sono anche altre. Quali sono queste? L'equità, ci arriviamo nel 92, ecco la Rio Declaration sullo sviluppo sostenibile. In realtà qui parlando di sviluppo umano, i diritti, poi la riduzione del sottosviluppo, e che tipo di variabili vengono prese in considerazione? Avete mai guardato, siete mai andati in un paese, allora io ogni tanto parlo male, abbiate pazienza, siete mai andati in un paese sfigato? Più dell'Italia. Noi siamo un paese in via di sottosviluppo, ci sono altri paesi che sono in via di sviluppo. Vi è mai capitato di andare in un paese in via di sviluppo, mollando quello in via di sottosviluppo? Però lei mi ha citato due paesi che sono, come dire, nei BRICS. No, parlo di un paese davvero povero. Ad esempio, se siete stati, se ci siete mai stati, vi è mai capitato di viaggiare? Sei andato in Libia? Con Candela? Beh, avete avuto una fortuna incredibile perché avete visto la Libia come nessun altro la vedrà mai più. E oltretutto vi siete fatti un viaggio demenziale dalla Tunisia prendendo la nave a Genova perché Candela non prende l'aereo. È il collega di economia del turismo, che è un luminare, è un professore alma mater, adesso è in pensione, che ha alcuni caratteri, come dire, così molto buffi. Ha una FIFA blu dell'aereo, faceva questi viaggi incredibili, tutti possibilmente o in nave o in autobus, e ha costretto questi poveri 20 ragazzi a spararsi la notte sul traghetto, quello che approdava in Tunisia partendo da Genova, e poi farsela tutta
in pullman, un aereo no, eh. Vabbè. Però è stata un'esperienza, giustamente. Allora, non lo so, se voi prendete un Atlante, dovete andare da qualche parte, prendete l'Atlante, non mi dite che andate su Wikipedia perché mi viene, però lo farete. Tutti ormai andiamo su Wikipedia, ma ormai sta cominciando a diventare affidabile, quindi no, non è male. Però se voi andate a sfogliare i vecchi Atlanti, quando trovate la descrizione in cifre del paese, cosa trovate? Oltre a quella roba di prima, cioè la superficie in chilometri quadrati, la popolazione, la densità della popolazione, eccetera, eccetera. Trovate anche un'altra cosa interessante. L'HD, che non è l'alta definizione, ma è un indice che si chiama indice di sviluppo umano. Mai sentito parlare dell'indice di sviluppo umano? Human Development Index? No? Ci sono i ranking internazionali. Allora, a me è capitato di andare per un progetto di Banca Mondiale a Java Est, l'isola di Java in Indonesia, sono 20 province l'Indonesia, Java Est era al 19° posto dal punto di vista dell'indice di sviluppo umano. L'indice di sviluppo umano è un indice composito, è costruito mettendo assieme tutta una serie di indicatori, che sono indicatori che nulla hanno a che vedere con il PIL, l'occupazione e il reddito, ma che prendono in considerazione invece una cosa che ha a che fare molto di più con la qualità della vita. Cosa pensate che ci possa essere dentro questo Human Development Index? La salute, l'accessibilità ai servizi sanitari, ad esempio. La presenza di un sistema, sì, di paracadute sociale. Noi secondo me siamo molto in basso nella classifica dell'HD, se guardiamo il welfare. Poi, qualcuno ha fatto demografia? Indice di mortalità, l'indice di natalità, la speranza di vita alla nascita, l'età media della popolazione. Questa è un'altra di quelle cose assolutamente interessanti da sapere anche quando si fa sviluppo turistico. Prego? L'accesso all'istruzione, più che, perché, allora, detto così, grado culturale, come dire? Esatto, l'accesso all'istruzione, l'accesso all'istruzione per chi? Per le donne. Esatto, esatto, esatto. Il tasso di fertilità, ad esempio, che è direttamente collegato con il tasso di istruzione femminile. Poi, cos'altro c'è? Il rapporto fra città e campagna, l'infrastrutturazione. Ah, una cosa bellissima, c'è. Cioè, un indicatore è, vediamo se riesco a farvici arrivare. Allora, sapete che cos'è il consumo critico? Avete mai sentito parlare di consumo equo e solidale? Il mercato equo e solidale, eccetera. Allora, quello viene, il mercato equo e solidale, il fair trade, nasce da una, così, ondata di, da un'idea di un signore che in Italia aveva ripreso queste correnti così, che tentavano di in qualche modo abbassare il livello della catena della distribuzione commerciale per favorire i vantaggi economici, soprattutto nei paesi in via di sviluppo. All'inizio degli anni 90 in Italia se ne è occupata un centro di Pisa, che era il Centro Nuovo Modello di Sviluppo, che aveva pubblicato
una guida al consumo critico. Cosa significava? Significava di fatto, con l'acquisto, fare delle scelte che fossero critiche nei confronti dei comportamenti di determinate aziende, comportamenti di ordine etico. E c'era per ogni azienda e per vari tipi di prodotti, dall'alimentare a pulizia da persona, insomma varie cose, per ogni azienda c'erano le faccette, no? Sorrideva se era un'azienda che rispettava determinati criteri, e fra questi criteri, ad esempio, me lo ricordo, c'era indicata la Ferrero, quindi chi mangiava Nutella non praticava consumo critico. Fra questi indicatori c'era, ad esempio, la vendita dei propri prodotti all'esercito. Okay? Ed era considerato come negativo, perché questo centro, nuovo modello di sviluppo, era un centro dell'area cattolica, comunque insomma, pacifista, eccetera, e quindi fra gli indicatori c'era quello di, appunto, non solo se i dipendenti erano sindacalizzati o meno, ma c'era anche la scelta di vendere i propri prodotti a chi produce armi o a chi è, appunto, militare. Fra gli indicatori dell'indice di sviluppo umano c'è quindi la spesa militare. Altro indicatore, l'indice di alfabetizzazione. Ok? E ultimamente questo indice di sviluppo umano sta anche evolvendo, perché si stanno evolvendo i consumi, per cui nell'indice di sviluppo umano c'è anche una cosa che si chiama digital divide, cioè la possibilità di accedere ai servizi di comunicazione di massa, quindi l'accesso di fatto alla rete, a internet, alle informazioni. In parallelo allo sviluppo umano, sempre all'interno del dibattito dell'Assemblea delle Nazioni Unite, si sviluppa quello legato alle conseguenze del rapporto Brundtland dell'89 e quindi alla conferenza di Rio del 92, il nostro amato sviluppo sostenibile, che sono 20 anni, 25 quasi ormai, che sentiamo in continuazione, per molti anni all'interno di tutti i progetti finanziati dall'Unione Europea, se non c'era la parola sostenibilità, mai e poi mai saresti stato finanziato. Ma che cosa significa sostenibilità all'origine, dal punto di vista teorico, e poi che cosa significa mettere in pratica la sostenibilità? Quando, come e in quale settore? E poi veniamo al nostro turismo sostenibile. Quindi cosa significa la sostenibilità? Per me significa l'utilizzo delle risorse che sia in linea con la loro riproducibilità, insomma, nel senso l'utilizzo delle risorse che permetta di non di fare in modo che non si esauriscano, ma che permettano di essere rinnovate. Allora, quello che tu hai appena enunciato si riflette dentro a uno dei tre pilastri, anzi, dentro a due. I pilastri sono tre. Esatto. No, sì, bravo. Equità sociale, salvaguardia. È più specifico dell'ecosistema. E un'altra cosa che si chiama efficienza economica. Cosa significa? Allora, questi sono i tre pilastri della sostenibilità. Avere sviluppo sostenibile, quindi avere un miglioramento della qualità e non solo un incremento nelle variabili,
è possibile avere appunto sviluppo sostenibile solo se perseguiamo questi tre obiettivi e se questi tre obiettivi sono perseguiti in contemporanea. Non c'è sostenibilità dello sviluppo se abbiamo solo salvaguardia dell'ecosistema, efficienza economica, ma se non garantiamo l'equità sociale, che era quello che diceva lui, cioè l'equità infra ed intergenerazionale, consentire ai nostri, alle generazioni future di avere le stesse possibilità e l'accesso allo stesso tipo di risorse in termini di qualità e quantità che abbiamo avuto noi. Okay? Non c'è sostenibilità se abbiamo equità sociale e salvaguardia dell'ecosistema, ma non efficienza economica. E non c'è sostenibilità se abbiamo equità sociale, efficienza economica, ma ce ne freghiamo dell'ambiente. D'accordo? Allora, questo concetto di sostenibilità è stato variamente stiracchiato nel corso degli anni e c'è stato un dibattito fortissimo quando si è trattato di trovare una traduzione del concetto di sostenibilità a livello di Nazioni Unite. Perché? Viene dall'inglese sustainability e con i francesi si sono tirati le mazzate perché i francesi dicevano no, per noi non esiste la parola soutenable, ma per noi esiste la parola durable. Che cosa significa? Che sostenibile ha come caratterizzazione una fortissima caratterizzazione temporale. Ok, cosa vuol dire questo? Torniamo al nostro obiettivo di sviluppo turistico. Che non è una situazione momentanea, non deve essere una situazione momentanea, ma deve durare nel tempo. Esatto. Sostenibile non solo per noi, ma quindi, quando io pianifico, qual è il mio orizzonte temporale? Il futuro. Quanto futuro? Un arco temporale più lungo possibile, giusto? Bene, perché non funziona mai così? Perché c'è un bisogno corrente che è impellente rispetto a quelli che potrebbero essere i bisogni futuri. Anche. La mia è una domanda poco politically correct. Perché ci sono più politici che statisti. Ma qual è il problema della politica? Nel senso che si guarda alle prossime elezioni. Esattamente. Allora, c'è una fortissima discrasia, ok? Ma, come dire, lo diciamo in modo molto laico. C'è una fortissima discrasia fra le necessità dei territori e di governo dei territori e le necessità della politica. Ok? Quindi l'orizzonte temporale delle amministrazioni pubbliche è un orizzonte al massimo che di 5 anni, se va bene di 5 anni, ok? Se è di lungo periodo è di 5 anni, ma 5 anni in un'ottica di sostenibilità è uno sputacchio. Va bene? Cioè, vuol dire dopodomani. E soprattutto 5 anni è un orizzonte brevissimo per riuscire a lavorare in un'ottica di sostenibilità, perché quello che io faccio oggi e che voglio sia durevole e voglio funzioni per la generazione futura, significa che deve funzionare fra 20 anni. Ma io politico, se funziona fra 20 anni, a me grazie, non me lo viene a dire nessuno, ok? È un problema di visibilità ed è un problema di educazione anche. Ah sì sì, no, questa cosa è trasversale, assolutamente. È assolutamente trasversale. Poi vabbè, è facile poi scendere, insomma siamo in una situazione talmente drammatica in questo paese per cui passiamo il tempo a parlare della politica anziché a fare le cose che servono, ma la vera questione è una questione di ottica,
ok? Di ottica e di orizzonte temporale. Quindi, se torniamo, proviamo a tornare a fare la sintesi. E questo, badate bene, è vero per noi, ma è vero per chiunque. Allora, nella mia esperienza, una delle ultime volte che sono andata in Africa, sono andata in Benin. Dov'è il Benin? Sapete dov'è il Benin? Africa? Dell'Ovest. Africa dell'Ovest, West Africa, Golfo di Guinea, esatto. Sono tre staterelli a corridoio sul Golfo di Guinea, lungo la cosiddetta costa degli schiavi. Sono Ghana, Togo e Benin. Il Ghana è un po' più cicciuto, un po' più grande. Il Togo e il Benin sono due stati che sono più lunghi che larghi. Il Benin in particolare confina a ovest con il Togo, un nord-ovest con il paese in assoluto più sfigato della terra, che è il Burkina Faso, con il Niger, che anche non se la cava male quanto a Yazza, e siamo a nord-est, e con la Nigeria a est. Sono andata in Benin con una missione del Centro per il Patrimonio Mondiale dell'UNESCO. Volevano fare, ormai millenni fa, era il 2005, volevano fare un progetto di valorizzazione di tutti i siti iscritti sulla lista UNESCO nella subregione dell'Africa dell'Ovest attraverso il turismo culturale. C'erano pochi fondi, ed erano fondi extra budget dati dall'Italia. Il governo italiano è uno dei, adesso credo non gli dia più una lira, però dal 2000 fino circa al 2009-2010 l'Italia era uno dei paesi finanziatori dei fondi extra budget del Centro per il Patrimonio Mondiale dell'Umanità, sulla base di un accordo bilaterale, che significa che dava 500.000 dollari, che sono niente, perché i siti Patrimonio Mondiale dell'Umanità sono quasi 1.000 adesso, e vi assicuro che 500.000 dollari sono 400.000 euro, tanto così, per la salvaguardia di questi siti, ma soprattutto per l'assistenza internazionale. L'Italia ha 44 siti UNESCO iscritti, è il paese con in assoluto il numero più elevato di siti sulla lista per il patrimonio. La Cina sta arrivando, ci stanno raggiungendo. E quindi la politica estera italiana in quel momento e in quell'arco temporale voleva fortemente investire sul Centro per il Patrimonio Mondiale, tant'è vero che dal 2001 fino a due anni fa il direttore era un italiano, Francesco Bandarino, un architetto che si era occupato del Giubileo a Roma, e quindi era stato poi eletto lui, un architetto di Venezia, che adesso è diventato capo della sezione cultura all'UNESCO, quindi ha fatto anche carriera indipendentemente dalle spinte politiche, perché all'interno delle Nazioni Unite si riesce ad entrare solo se c'è una forte volontà di carattere politico-diplomatico alle spalle. Tutta una serie di equilibri sulla rappresentatività delle nazioni, eccetera, eccetera. Non ve la sto a fare breve. Bene, questo fondo extra budget per l'assistenza internazionale serve, come tutti i fondi extra budget, a pagare esperti del paese che fornisce il fondo perché vadano in paesi terzi.
Su questo fondo extra budget è stato finanziato, ad esempio, nel 2002 una missione per andare in Afghanistan e vi ricordate, i talebani avevano buttato giù i Buddha di Bamiyan, della valle di Bamiyan, ed è stata finanziata anche una missione in Iraq perché all'epoca c'era ancora Saddam Hussein, c'era questa ipotesi di costruzione di una diga lungo il Tigri che avrebbe completamente inondato la città di Ashur, che era la capitale dell'impero assiro-babilonese. Poi ve la racconterò diversamente questa cosa. Insomma, farla breve. Vado in Benin e vado a visitare l'unico sito UNESCO che loro hanno, che sono i palazzi reali di Abomey. Abomey era la capitale del Dahomey, uno dei pochissimi regni africani con grande continuità dal punto di vista storico, l'unico altro impero africano che, e quindi ve lo dico perché lascia sul territorio della cultura tangibile, quindi lascia i palazzi, lascia tutti gli altari, i templi, tutto costruito in terra battuta, perché altrimenti in tutta l'Africa dell'Ovest il vero problema è riuscire a trovare dei siti che corrispondano alle categorie concettuali di patrimonio culturale a cui siamo abituati, okay? Perché la cultura africana è una cultura fortemente intangibile, è una cultura orale, è la cultura delle tradizioni, non è la cultura dei mattoni. E non apro qui la querelle sull'utilità o meno dell'UNESCO, ma è giusto per darvi un'idea. Capitale del regno del Dahomey era il luogo dove c'erano i re, i quali re, per quattro faience, paccottiglie, eccetera, si vendevano il loro popolo agli schiavisti. Okay? Bene, parlo con il sindaco, perché così torniamo all'orizzonte temporale. Il sindaco, Blaise Biagio, si chiamava, il sindaco di Abomey era fresco di un master MBA super mega molto occidentale, e diceva, bene, io ho la soluzione, farò di Abomey, 100.000 abitanti, una strada asfaltata, nessuna illuminazione notturna, ok? Questo è requisiti. Questo sito magnifico, bellissimo, con anche delle potenzialità incredibili di sviluppo, di turismo interno, perché gli africani viaggiano, viaggiano davvero tantissimo, 200.000 visitatori all'anno e la maggior parte erano scuole del circondario. Bene, questo signor sindaco dice, la ricetta ce l'ho io, ho già preso un accordo, ho già siglato un accordo con Accor. Accor è la multinazionale alberghiera degli Ibis, non so se è la catena di hotel dell'Ibis. E voglio costruire un albergo 4 stelle, 5 piani, 50 stanze. Mi sono venuti vermi. Cioè, l'ho guardato con i capelli dritti, ho detto, cos'è che vuole fare lei? Ma si è reso conto di cosa c'è qui. E perché voleva fare questa cosa? Perché lui aveva necessità di trovare una soluzione rapida all'assenza di strutture alberghiere di buon livello per le due settimane del Festival del Voodoo, perché Abomey è il centro della cultura voodoo, ma la cultura voodoo africana, non quella sincretica caraibica. Il vero voodoo nasce in Africa e il voodoo caraibico è in realtà la trasformazione del sincretismo religioso fra cattolicesimo e mille altre cose, degli schiavi che sono appunto finiti nella zona dei Caraibi. A dicembre di ogni anno c'è il Festival del Voodoo e quindi arrivano un sacco di persone ad Abomey, ma tradizionalmente da sempre, e una fascia medio-alta della popolazione di Cotonou, che è la capitale commerciale del paese, si trasferisce ad Abomey e
c'è un problema di ospitalità oggettivamente. Però questo ti risolve il problema su quelle 2 settimane, ma poi il resto dell'anno cosa ci fai con un affare di 5 piani in mezzo ad una città in cui le case sono costruite in terra cruda, cioè con la terra scavata dai termitai, reimpastata e rimessa su e cotta al sole? Ok? E perché questo? Perché lui aveva necessità di risolvere il problema nell'immediato, ma di far vedere quello che lui aveva fatto per essere rieletto. Ed è questo il vero problema, che se si ragiona in termini di sostenibilità, le azioni che effettivamente servono di tutela dell'ambiente, di infrastrutturazione sostenibile, di creazione di sistemi di equità sociale, di efficienza economica, sono totalmente invisibili. E quello è... L'associazione significa anche a Galatina, poi ci sta anche la festa dell'Atalanta, dove una volta all'anno... Anche a Galatina c'è la festa dell'Atalanta? Sì, perché diventa... Dell'Atalanta, della Taranta. Allora, questa è quella che io chiamo Acquired Tourism Deficiency Syndrome, cioè la sindrome di deficienza turistica acquisita. Che è successo? Non hai seguito, ti sei perso un pezzo. Allora, la sindrome di deficienza turistica acquisita è quella che fa sì che a Bra ci sia la manifestazione sul formaggio, sul Bra, e a fianco, a Monte Castello, c'è lo stesso giorno, alla stessa ora, la sagra del formaggio di Monte Castello. Ma siete rimbecilliti? Quella è la sera. Allora, è quando una località copia una manifestazione, un evento, perché poi si dovrebbe aprire tutta la questione sugli eventi. Gli eventi non sono turismo. Gli eventi possono dare una spinta al turismo, ma gli eventi di piccola, media o i grandi eventi, gli eventi di grande intensità, hanno tutta una serie di impatti a scala territoriale che uno si porta dietro per millenni. Se volete, se siete stanchi, resistete ancora 5 minuti, vi faccio lo sketch di mia madre. Allora... lo sketch, così poi andiamo e finiamo dopo. Io sono di Bolzano. Cosa c'è a Bolzano? Oh, qui vi volevo. I mercatini di Natale, eccoli qua. Siamo pure più o meno in zona... nel periodo dell'anno, quasi il periodo dell'anno giusto. Bene. Allora, i mercatini di Natale di Bolzano, che adesso si chiamano mercatini tradizionali, e ci sono da 15 anni, nascono da un'idea che è un'idea commerciale di replicare i mercatini di Natale tradizionali. Il primo in assoluto nasce a Neuchâtel, che è sul confine fra la Francia e la Germania, che ha oltre 300 anni di tradizione. A Innsbruck l'avevano copiato, quello di Innsbruck deve avere 160-170 anni circa di tradizione. Sono dei mercatini di artigianato locale, prevalentemente, e di artigianato locale di decorazioni natalizie all'origine. Ok? Gli altoatesini... e sull'onda, diciamo così, nell'ultima fase del modello di Butler, quello del ciclo di vita della destinazione turistica, dove devi decidere se declini definitivamente o ti rinnovi, in piena discussione
su lungo un'onda di rinnovamento del ciclo di vita della destinazione, si inventano questa cosa, dice vabbè, lo fanno a Innsbruck, noi siamo a 150 km di distanza, lo facciamo anche noi, e oltretutto da noi arrivano gli italiani che spendono, invece a Innsbruck ci arrivano i bavaresi che mangiano un piatto di minestra in due, ok? E si inventano il mercatino di Natale, che non è niente altro che delle baracchette di legno piazzate in piazza Walter, nella piazza centrale della città, dove vengono vendute al doppio del prezzo le stesse cose che sono vendute sotto i portici a 500 metri di distanza. Adesso, se mi scoprono su YouTube questa roba, mi stroncano, non mi fanno più mettere piede in città. Però, allora, quali sono le conseguenze dirette di questi mercatini? All'inizio, insomma, era una cosa abbastanza locale, dopodiché hanno cominciato con un battage pubblicitario abbastanza forte. Bolzano è una città abbastanza nordica, proprio anche dal punto di vista dell'architettura, da suscitare nell'immaginario italico così un sapore sufficientemente esotico, bavarese o austriaco. E quindi questa cosa ha avuto uno sviluppo fortissimo. Tant'è che negli ultimi anni le settimane in cui c'è il mercatino si allungano progressivamente, anche perché dal momento in cui si apre il mercatino fino a quando si chiude, cioè il 24 di dicembre o il 25, lungo l'autostrada del Brennero, la A22, ci sono treni e treni di pullman. E i bolzanini, poveri cristi, fino a marzo poi viaggiano a targhe alterne, perché il livello di PM10 nell'aria è così elevato, perché arrivano oltre 2 milioni di persone in un unico weekend. È una cosa da pazzi, in città non si cammina, ok? Mia madre è alta così, un po' ciccetta, e fa l'insegnante. È andata in pensione adesso. A Bolzano si va in bicicletta, dappertutto. È una città con la mobilità più facile del mondo, un numero di piste ciclabili incredibile, e quindi in bicicletta va dappertutto. Mia madre ha la patente da anni, ma non usa da anni la macchina perché si muove sempre in bicicletta e fa tutto in bicicletta, compreso andare a fare la spesa. Durante questo periodo mia madre si assicura una stanza all'inferno, perché bestemmia dalla mattina alle 8 fino alla sera alle 24, perché per andare a lavorare deve attraversare il centro storico, che è pieno zeppo di turisti imbambolati che camminano così in mezzo alla strada guardando. Sono tantissimi, assiepati, in bicicletta non ci puoi andare perché ti buttano a terra. I turisti a targhe alterne o i turisti obbedienti. Però aspettate, non è finita lì. Per cui andare al lavoro la mattina è una lotta. Capita che vada a fare la spesa con la bicicletta, e quando va a fare la spesa con la bicicletta si prende, cioè il cestino davanti, il cestino dietro, di solito due borse, una da un lato e una dall'altro, no? Cioè, quindi vedi questa signora, oltre la sessantina, con sta bicicletta a mano sul marciapiede, in una delle strade secondarie del centro storico. Mia madre vive in centro storico, non proprio in centro, ma insomma, vede davanti a sé quattro persone che le vengono incontro, e lei con la sua bicicletta sul marciapiede. Sulla strada macchine che passano, e lei si dice, ma si sposteranno, mi lasceranno passare? Cioè, immaginatevi la signora con le quattro borse, no? Lei va e questi non si muovono. Va ancora, e uno di questi all'ultimo momento si scansa, le tira una gran botta, e non so se una borsa le cade o comunque la mette in difficoltà, al che mia madre, che è un po' fumina, come direbbero a Genova, si incazza come una iena e comincia a sbraitare. Ma che modi, maleducati, che non siete altro, ma non vedete che sono piena di borse? E quelli,
Maleducata sarà lei, noi siamo turisti, noi paghiamo per venire qui. Statevene a casa vostra, quell'altra incazzata con una biscia. No? Non me ne frega niente dei vostri soldi. Ecco, che cos'è questa? È un'espressione di quella di cui parlavo prima, cioè della sindrome di deficienza turistica acquisita. Cosa significa? Che abbiamo superato di gran lunga la capacità di carico e che i benefici percepiti dalla popolazione sono praticamente nulli, si percepiscono solo gli effetti negativi. Ok, facciamo un po' di pausa.